Bene ragazzi, bentornati su Anub Channel. Qui come sempre a commentare Camper e Spawn Killer Mythbuster episodio per 7 per 8 biscotto. Myth numero 1: il sistema trofi ci può proteggere da un Hellstorm? Vediamo se questo piccolo cosetto rotante riuscirà a... Il nostro Wally rotante. Cioè Wally ha un missile di tipo di 15 metri di lunghezza. Perché no, non lo apriremo in questo caso. Perché altrimenti tutto intero è meglio. Più lungo, più duro, più intero. Il missile. E l'Hellstorm a quanto pare non viene distrutto. Non può niente da Wally. No, è un missile praticamente grande. Cioè quanto era grande? Un metro? No, almeno 3 metri secondo me. 2 metri e mezzo scommetterei io. Comunque questo non c'entra ai fini dei Mythbusters. Confirmed. Viva la frutta, si può distruggere una GR colpendolo più volte con lo scudo. Viva la frutta. Viva la frutta. Viva la patata. E quanto pare anche il nostro Wally con i missili. Il nostro Wally. Wally. Niente, cioè con la coltellata non si può, a quanto pare neanche con lo scudo. Myth numero 3: se gli approvvigionamenti cascano in acqua, è possibile recuperarli con il Black Cat? Ma non nella piscina, nell'oceano più profondo di acque internazionali. Il quale problema era: come fai a far cascare gli approvvigionamenti in acqua, visto che tu non puoi mettere il fumogeno in acqua? Perché il fumogeno non fuma in acqua. Infatti, e ci sono anche i gommoni. Ci mettere i gommoni apposta per non farli finire in acqua. Ma ci si può riuscire? Col secondo tentativo, solo sì, col secondo. Nel nulla cosmico, tira fuori il Black Cat e invece no, Camper non sa i tasti perché non gioca. Comunque, è abbastanza strano riuscire a prendere da tipo 200 metri di profondità una... Ecco, ora quella cassa è diventata tipo una cassa trappola. Per chi? Per i pesci. Per i pesci. È possibile distruggere un Hellstorm con un altro Hellstorm. Seba Fufu 49. Oggi è l'Hellstorm Day. Parte un Hellstorm. Parte il secondo. Alla caccia. Boom! Figata. Abbastanza. Ci ho messo tipo un tentativo solo. Ho avuto giornata sculata. Qui poi col cinema non è venuto bene perché la grandezza nel massima. Nulla cosmico. Esatto. Sembravano due moscerini quei missili. Mito numero 5. Dark Alpha 98. Se un giocatore utilizza un Dragonfire e viene colpito da una granata AMP, il Dragonfire si distrugge, nessuno avrà capito nulla. Sì, comunque, ovvero, cioè, uno c'ha un computer in mano che funziona a energia elettrica anche se non c'ha la presa, perché è portatile. Teoricamente dove disattivare il computerino, invece no. Il Dragonfire funziona ancora benissimo e non riesce a uccidere Camper stranamente questa volta. Camper non muore. Io sono fiducioso che nel prossimo mito morirà. O nei prossimi. A meno che non sia già morto prima. No, non sono morto. L'Hellstorm, è vero, ti ha salvato il trofeo questa volta. Vedremo. Bastid. Mito numero 6. Alessio Delfino. Ma una torretta robot può distruggere un'altra torretta robot? Ora guerra tra titani. Il primo che la mette vince. Oh, Camper uccide Devil. Camper sì, cosa ce la fa? Uccide Jimbo. E a quanto pare le torrette si possono distruggere tra di loro. Hanno un'intelligenza superiore agli altri codici. Transformer tipo. Se ti butti a Delfino sulla GR, esso salterà. Qualcuno aveva capito qualcosa di questa domanda? Uff, avete capito niente? Bastava provarci. Basta guardare. C'è la GR che fa il trick shot. Sì. Boh. Cioè, figata. È sparato a molla. Qui comunque i classici bug del gioco non possono mai mancare. Non hanno ancora patchato. No, sì, comunque, appunto, l'episodio numero per 7, per 8, biscotto è finito. Camper non è mai morto. Miracolo. Miracolo divino. La prossima volta morirà tutti i miti, secondo Facciamo che siccome l'ultima volta avete raggiunto 1500 like in un giorno, per il prossimo episodio 2000 like in un giorno. Adesso stavolta speriamo molto sul serio e... Cioè 2000 non c'è neanche il nostro video da quello che 50.000 views. Esatto, quindi e è impossibile ci date, che insomma, ci arrivate. Un po' di tempo per farli. Grazie mille, vi salutiamo. Bella Camper e bella Spawn Killer.